Di giorno vediamo gli spazi della nostra città percorsi da un flusso quasi inarrestabile. Si va, si viene, spesso senza guardarsi in faccia. Di giorno la città è tutta davanti a noi e tutto sembra noto, conosciuto. Poi, di notte Roma si sveste, mostra le sue membra nude, braccia e gambe ferite. Piazze vuote, che di giorno sembrano abbandonate, luoghi di passaggio che frequentiamo regolarmente. Di notte diventano i luoghi ideali in cui abitare e far rivivere quei residui che di giorno sembrano poco più che incuria. Invece sono pezzi di casa, arredi che delimitano un'identità, una storia. Camminare di giorno nei luoghi della nostra quotidianità, senza alzare gli occhi dai nostri problemi, ci impedisce di vedere l'incessante battaglia che ogni notte migliaia di persone sono costrette ad ingaggiare contro l'anonimato e l'insicurezza, per restare uomini e donne, vincendo a loro modo come possono. Spesso, quelli che ci sembrano cumuli di oggetti, di scarti, di rifiuti, di fatto sono un messaggio che sembra gridare: ma tu, caro passante affannato, non ti rendi conto che abbiamo bisogno degli stessi oggetti, degli stessi spazi, delle stesse relazioni per vivere? Così anche io provo ad esserci ancora. Questo è il mio modo di dare significato a ciò che rimane della vita. È il mio modo di dire che io e te abbiamo gli stessi bisogni e gli stessi desideri.